un'altra sorpresa questa mattina che ovviamente getta un po' tutti nel panico e nello sconforto perché viviamo in una condizione di elevatissima tensione. Se si tratti di una bravata, di uno spirito di emulazione, questo lo si scoprirà a breve. Siamo fiduciosi sul lavoro immediato, tempestivo, posto in essere dalle nostre forze dell'ordine e quindi attendiamo le evoluzioni. Di fatto, insomma, è un ulteriore gesto che sottolinea quanto fragili siano le condizioni sociali in cui ci troviamo a vivere in questo difficile tempo. Ma può essere una ragazzata o cosa? Non siamo purtroppo noi in grado di dirlo, nel senso che così magari su due piedi, anche leggendo il tipo di scritta, ti viene in mente di pensare ad una ragazzata, ma purtroppo non si può escludere nulla, quindi è giusto che vengano fatti tutti gli approfondimenti per dare, insomma, maggiore serenità a tutti quanti. Sì, d'accordo, non è stato ritrovato nulla, vero? Al Al momento. momento no, sono in corso le operazioni di bonifica, ma non c'è al momento nulla che ci sia stato segnalato. Evacuazione solo per questa scuola. Abbiamo ritenuto opportuno farlo soltanto per questa scuola. Ringraziamo i docenti, la dirigente scolastica e il personale non scolastico che immediatamente si sono attivati con molta, molta prudenza e molto equilibrio, ma con altrettanta fermezza, così come ringraziamo le famiglie che ovviamente sono state raggiunte immediatamente da questa comunicazione e hanno dovuto reimpostare la loro giornata, perché poi in tutto questo ci sono anche questi profili che attengono punto, appunto al vivere quotidiano di ciascuno di noi. Sindaca, ha sentito la prefetta? Sì, ho sentito la prefetta e siamo in contatto per una serie di situazioni. È chiaro che, insomma, questa vicenda si aggiunge a quella delle scorse ore di Trani e quindi ci fa vivere, ecco, una tensione a livello istituzionale che proviamo a gestire grazie anche all'ottimo e proficuo rapporto collaborativo, anche molto tempestivo e anche molto puntuale. Quindi ci sentiamo protetti da questo punto di vista e siamo a disposizione per tutto ciò che serve. Perfetto, grazie. grazie.